Avete già ascoltato la mia nuova canzone? Siamo su YouTube Italia. Se non l'hai ascoltata, beh, dare un'occhiata, link in descrizione. Siamo su YouTube Italia. Io ho trovato dei dati. Cosa? Hai avuto le cifre della mia carta. Ecco perché oggi ho ricevuto il messaggio dalla banca. Cosa? Zio, tu sei pazzo. Tu sei pazzo. Ragazzuoli, io voglio assolutamente questi like, raga. Sì, da un conto ha ragione, perché cresce la sua popolarità se mettete più like. Però, dall'altro conto, aiutate me. Aiutate me. E scopriamo la sua vera... la sua vera voce. Voglio che il mio messaggio passi più serio possibile. Non so come sia successo, non so com'è possibile questa cosa, ma questa mattina ho ricevuto un sms e un'email dalla mia banca che mi diceva che qualcuno ha provato ad entrare nel mio conto bancario e qualcuno ha provato a spendere 1500 euro. Ragazzuoli, mi invia la richiesta questo ragazzo, questo uomo, non so chi sia, e mi dice che ha scoperto la mia carta di credito. Sapete come? Perché ho fatto vedere un frame i miei dati della mia carta di credito nel video che ho già eliminato. Ma ho fatto vedere solo 10 numeri circa, non lo so, 11. Gli altri 5 li ha scoperti lui, raga. Una cosa assurda. Vi prego di lasciarmi un bel like. Vi prego di supportare questo canale, di condividere questo video per far sapere a tutti quello che è successo, che è gravissimo. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, TikTok e Twitch, crazy_bassonetti. Signori, buona visione, sono ancora spaventato. Ragazzi, non potete capire che è successo. Un certo Crazy Mad Out mi ha inviato la richiesta d'amicizia e adesso mi ha invitato. Eccolo qua, Crazy Mad Out. Dicendo, di solito quando ricevo questi insomma inviti, queste richieste d'amicizia, le accetto perché hanno un po' un nome un po' strano. Come dirvelo, Crazy Mad Out può significare solo una cosa: Crazy Mad fuori dal giro, Crazy Mad morto, non lo so, mi dà l'impressione di questo. Spero non sia nulla di grave. Voglio vedere, o al massimo sarà il solito BM, raga. Io vado ad accettare. Ehi, hey, ciao, Crazy Mad. Ciao. Sì, so che ti starei facendo molte domande, ma non farmi ora, ti dico solo una cosa: inizia a registrare e muoviti, ti devi muovere. Perché devo riregistrare? Non farmi domande, ti devi pure muovere. Registra. Sto registrando. Ok. Ma chi sei? In parco giochi. Oh. Sei il solito ora bimbo? Sei il solito non bimbo? Sono. Fidati che non sono il bimbo, perché potrei fare delle cose veramente assurde. Quindi stai veramente attento. E che devo fare? Andiamo in parco. Noi andiamo in parco giochi e lì ti spiegherò tutto. Allora, Crazy Mad, ho molte cose da dirti. Per esempio, quella che... hai presente il video, no, in cui tu hai fatto ogni kill 200 euro per dare la carta di tua madre? Okay. Perfetto. Io ho trovato dei dati, cioè quelli della carta di tua madre. Diciamo che in un piccolo frame si sono visti, quindi ho preso le cifre. Ma solo 5 erano mancanti e le ho trovate con il mio metodo. Quindi io adesso ho molte cose. Potrei, diciamo, scioccare skin a tutti, fare tutto con la tua carta. Cosa? Hai avuto le cifre della mia carta! Ecco perché oggi ho ricevuto il messaggio dalla banca. Crazy, ti potrei spendere seriamente tutti quanti i soldi e rubare tutto. Quindi. No, tu sei un infamone! Perché se io oggi non avevo la one time password, che è una password che si può usare solo una volta, tu già oggi mi spendevi 1500 euro! Sei un fango, sei! Oggi ci ho provato, ho comprato 25 iconic, solo che non ce l'ho fatta, ma tranquillo che ho trovato il metodo per sbloccarla. Comunque, se non vuoi che do tutti i tuoi dati a qualcuno, mi dovrai battere, se no succederà qualcosa di molto grave e tutti quanti avranno la tua password. Cosa? Zio, tu sei pazzo! Tu sei pazzo! Raga! E non so se è denunciabile una cosa del genere, perché i dati ho sbagliato io a metterlo. Dimmi un po' quante persone hanno sti dati. Vergognati comunque, ti devi vergognare di quello che stai facendo. Vergognati. Quante persone hanno i miei dati? Diciamo che per ora solo due. Io e un mio amico, dato che lui mi ha aiutato a trovarli. Ma tra un pochetto possono diventare anche 100, 200. Tutti quanti i tuoi iscritti probabilmente. E ti possiamo prendere. Tu non ti devi permettere a fare una cosa di questa. Io domani vado subito a cambiare la mia carta di credito. Ma poi come hai fatto? Come hai fatto a continuare l'acquisto? Me lo spieghi come hai fatto a continuare l'acquisto? Come hai fatto a sapere il mio, la mia, la data della carta, la scadenza, il CVV, come si chiama là, il codice segreto? Come hai fatto?
fatto! In pratica io ho dei trucchetti che posso trovare tutto, quindi ho trovato i dati della tua carta. Ti rendi conto che oggi hai provato a spendere 1500 euro? Certo che me ne rendo conto, Crazy. E fra un pochetto, se non mi batti, non sarò solo io, saranno anche... Ma che significa? Tu stai spendendo una carta dove c'è la mia vita là dentro, i soldi di YouTube, i soldi per... Appunto. E che significa? Vai. Solo se ti batto. Mi devi dire chi sei anche subito, perché sto perdendo le staffe. Sto perdendo le staffe. Tu non hai capito. Io ora vado dalla polizia. Guarda, sì. Finché tu sei andato dalla polizia, io già avrò dato la tua carta almeno a 200.000 persone. Quindi non ti conviene. Ok, zio, tu mi stai davvero facendo paura. Raga, io ci sto credendo solo per un motivo. Perché oggi mi è arrivato quell'email, raga. Mi è arrivata quell'email e quel messaggio, quell'SMS. La banca di cui mi fornisco io. Com'è possibile? Com'è possibile, raga? Quel video l'ho tolto subito per questo motivo. Per sbaglio, su Amazon ho fatto vedere alcune cifre della mia carta, raga. Non lo so come sia possibile. Non lo so, raga. Non lo so dove ho fatto vedere quel... Ma qua... No. No, raga, ho troppa ansia, davvero. Ho troppa ansia, raga. Non capisco perché lo faccia. Non capisco se sia denunciabile una cosa di questa... Ma io ho troppa ansia, raga. Perderò, raga! Non ce la faccio, ho troppa ansia, raga! 1-0, Crazy. Non mi devo fare prendere dall'ansia. Non mi devo fare prendere dall'ansia. Ah. Addio! Ma chi sei? Ma chi sei? Ok, Crazy. 2-1. Questo perché ti volevo trollare col piccone. No, raga, non va bene, raga, non va bene. Se ne vince un altro è finita per me. Se ne vince un'altra è finita! Non puoi vincere! Raga, scusate se mi sto concentrando! No! Oh, cavolo! Io ti propongo un'altra sfida invece! Dimmi. Ti propongo un'altra sfida invece! Perché l'ultima non ce la giochiamo in una pubblica? Chi fa più kill tra noi due vincerà questa sfida! Se vincerò io mi lascerai stare e eliminerai tutti i miei dati! Ma se vincerai tu... Allora la carta sarà tua. Tutti i soldi della carta saranno tuoi. Ci stai? Perfetto. Ok, andiamo a impianto. Andiamo in impianto se hai il coraggio. Questa è l'ultima, raga. Io non so chi sia questo. Non so da dove venga. Non so che cosa faccia. Ma un briciolo di verità la dice, raga. Io ho davvero... Sto cominciando ad avere davvero, davvero paura, raga. Se! Ok, devo stare. Quanti kill hai? Dai. Una. Io due. Come senti già? Stai tranquillo, la partita è ancora lunga. La partita non è ancora finita. Sì, la partita non è finita, ma mi sa che la tua carta sì, Crazy, per dato che andrà mai a tutto. Quindi impegna di morte. Ti ho detto che la partita non è ancora finita. Zitto! L'ho ucciso più, lo devo uccidere io. Oh yes! Addio! Speriamo che non fa un'altra prima. Siamo... È finita per te. Ti prego. L'ho ucciso. No! Hai perso, Johnny, hai perso. E dato che sei un hacker, come ti definisci, oppure sarei solo un bimbo, non lo so che cosa sei, ma sappi che hai perso e che devi mantenere la tua parola, perché ho le registrazioni, chiaro? E okay, i patti sono patti. Io lo manterrei. Ma tu ora continua la partita e impegni. Ma io potrei curarti, ora che ci penso. Ma non lo farò mai, sappilo. No, Crazy. Se ok, allora la sfida... Cioè, non è più come prima. Allora non sei un vero uomo. Che significa? Se hai il coraggio, torni. No, non esiste. Hai il coraggio? Ormai ho vinto. Ormai ho vinto. Devi essere uomo, devi essere. Accetta la sconfitta, mister roditore. Chiaro? Stai mettendo in gioco tutto quello che ho. E tu mi chiedi se sono un uomo. Guarda, ringraziami che sono stato fin troppo calmo, anzi. Ringrazia che è tardi e che non posso urlare perché...
Ok, forse no. Raga, per fortuna ce l'ho fatta, raga. Mancava pochissimo, raga. Mancava pochissimo, raga. Mancava davvero poco. Allora dimmi tutto e rivelati soprattutto chi sei. Chi sei? Aspetta, Crazy, aspetta, io non mi rivelo oggi, perché io ci tengo molto alla mia popolarità e voglio crescere in questo canale. Crazy, adesso ti propongo una piccola leggera sfida, una scommessa. Se questo video arriverà a 10.000 like, io mi rivelo chi sono. Ok, Crazy? Ma che significa? Ma se fai like li faccio io, non tu. Lo so, Crazy, ma io ci tengo alla mia popolarità. Cioè, voglio crescere su questo canale, voglio crescere come fama. Tu sei una mente... Tu non sei normale. Ragazzuoli, io voglio assolutamente questi like, raga. Sì, da un conto ha ragione, perché cresce la sua popolarità se mettete più like. Però, dall'altro conto, aiutate me. Aiutate me e scopriamo la sua vera... La sua vera voce, raga. Ci tengo, raga, forse lo conosciamo. Scrivetemi nei commenti secondo voi chi è. Io comunque sia devi mantenere la scommessa. Domani andrò subito alla banca per annullare questa carta e farmene un'altra. Ok, io la mantengo la promessa. Ma tu ricordati di eliminare tutto. Per il resto ti terrò amico, okay. Per quello che hai detto. Se questo video arriva a 10.000 like, l'hai detto, tu ti riveli la voce. Dal matto è tutto, è successa una cosa molto grave. Ma siamo sempre forti. Hashtag i veri matti non mollano mai. Alla prossima, Crazy Mad Out. Non ci posso credere. Stavamo per perdere tutto. Non ci posso credere, raga. Let's creep while you and me repeat this bittersweet.